Democrazia e legge sono incompatibili. Questo saggio di Giovanni Birindelli è stato pubblicato anche sul sito del Movimento Libertario nel 2013. Democrazia indica un sistema sociale in cui esiste il potere politico ed è detenuto dal popolo. Una prima domanda che ci si può porre è se il potere politico abbia ragione di esistere oppure no. Questo significherebbe aprire un dibattito fra lo Stato minimo e l'anarcocapitalismo. Dibattito che qui Birindelli non affronta, ma preferisce dare per scontato che esista il potere politico e di conseguenza esistono anche lo Stato e le tasse. A questo punto potrebbe sembrare importante rispondere a un'altra domanda, e cioè il potere politico chi lo deve detenere? Ma in realtà questa domanda è irrilevante, perché il punto non è chi detiene il potere politico, ma da che cosa questo potere politico è limitato, chiunque sia a detenerlo. Ciò che infatti costituisce il totalitarismo non è il fatto che il potere politico non sia detenuto dal popolo, ma il fatto che questo potere politico, chiunque sia a detenerlo, è illimitato, o che è lo stesso, è limitato in modo arbitrario. In realtà le domande veramente importanti sono due. La prima, il potere politico da che cosa deve essere limitato? E questa è una domanda di tipo teorico, una domanda di principio. La seconda domanda è come fare per limitare il potere politico? E questa seconda domanda è di tipo strategico. Cominciamo dalla prima domanda. Il potere politico da che cosa deve essere limitato? Ci sono due risposte possibili. La prima è che il potere politico può essere limitato dalla volontà arbitraria di chi lo detiene. Può essere un dittatore, possono essere i politici, che Birindelli definisce quel folto gruppo di parassiti che scaldano le poltrone dei nostri parlamenti, oppure può essere limitato dai cittadini. La seconda risposta possibile è che il potere politico può essere limitato dalla legge, legge scritta con la L maiuscola, la quale è indipendente dalla volontà di chiunque e in particolare dalla volontà del popolo. Vediamo che cosa si intende per legge con la L maiuscola. Legge è il principio astratto, la regola generale e negativa di comportamento individuale valida per tutti e allo stesso modo. Quando diciamo valida per tutti, intendiamo valida anche per lo Stato, anzi, valida per lo Stato per primo. Cioè lo Stato per primo deve rispettare la legge intesa come principio astratto, una regola generale negativa. La parola negativa significa che la legge è una regola che stabilisce cosa uno non deve fare e non cosa uno deve fare. Come nasce la legge con la L maiuscola, questo principio astratto? Come le regole della lingua. Anche le regole della legge sono un ordine spontaneo, sono il risultato di uno spontaneo processo evolutivo di selezione culturale, di usi e di convenzioni di successo. Nessuno ha arbitrariamente deciso che l'azione del furto o l'azione della contraffazione sono illegittime e per questo nessuno può decidere che siano legittime, anche se un potere violento può renderle legali, cioè può emettere un comando che le permetta. Non è quindi la legge a derivare dall'autorità, ma al contrario è l'autorità a derivare dalla legge, nel senso che l'autorità deve essere rispettata perché e fino a quando difende una legge che si presume esistere indipendentemente da essa, cioè dall'autorità. La legge positiva o legge fiat, al contrario, sono quei provvedimenti particolari, quelle decisioni arbitrarie dell'autorità che la legge è cresciuta appunto per limitare. Quindi ricapitolando, ammesso e non concesso che il potere politico abbia ragioni di esistere, è possibile avere solo due ordini politici. Il primo è quello in cui l'autorità politica deriva dalla legge, cioè orbita attorno alla legge come nel sistema eliocentrico è la Terra ad orbitare attorno al Sole. E il secondo ordine politico è quello in cui la legge fiat deriva dall'autorità, cioè orbita attorno all'autorità come nel sistema geocentrico è il Sole a orbitare attorno alla Terra. Nell'articolo sul Movimento Libertario è presente questa immagine, che rappresenta appunto i due ordini politici di cui parla Birindelli, associati a questi due paradigmi, questi due sistemi di riferimento. In questo, il sistema eliocentrico, la legge con la L maiuscola è al centro del sistema e l'autorità politica è la Terra che orbita intorno alla legge, cioè intorno al Sole. Questo sistema politico Birindelli lo chiama semplicemente democrazia, lo chiama anche, come vedremo dopo, società imperfettamente libera. Ma attenzione, non è la democrazia nella quale viviamo oggi.
La democrazia in cui viviamo oggi è quest'altro sistema, la democrazia che Birindelli chiama democrazia totalitaria, che è una forma di totalitarismo. Qui al centro del sistema non c'è la legge intesa come principio, con la L maiuscola, ma c'è l'autorità politica. E l'autorità politica emana le sue leggi, che sono però delle leggi fiat, dei provvedimenti particolari che orbitano attorno all'autorità politica. Nel primo sistema la società è imperfettamente libera, il potere politico è limitato dalla legge. Infatti la legge, con la L maiuscola, è al centro del sistema. E le funzioni dello Stato, cioè del potere politico, sono limitate alla difesa della legge e sono limitate dal rispetto della legge. Nell'altro caso, l'altro sistema, il totalitarismo, il potere politico, è limitato dalla legge fiat e quindi dalle sue stesse decisioni. In altre parole, non è limitato, cioè è illimitato. Infatti è l'autorità politica al centro del sistema che emana le sue leggi fiat, che in teoria dovrebbero limitare il potere dell'autorità stessa. Ma siccome le leggi fiat le fa l'autorità stessa, è come dire che l'autorità, il potere politico, dovrebbe limitarsi da solo, che è come dire che il potere politico di fatto è illimitato, di fatto e anche in teoria. Questo appunto conferisce a questo sistema le caratteristiche di un totalitarismo.